siamo in compagnia di Rulof, ci troviamo nel suo laboratorio. Ciao, per chi non ti Ciao. conoscesse, vuoi presentarti in due parole? Chi sei? Allora, io sono Rulof e gestisco da 7 anni un canale di YouTube e io sono appassionato di fai da te e quindi sul mio canale appunto spiego come costruire le cose a tutti i ragazzi che mi seguono. Qua appunto vediamo tutti i tuoi utensili, insomma tutto quello che usi Sì. per i tuoi lavori. Ci vuoi raccontare un po' com'è nata questa tua passione? Una passione recente o da No, sempre? io già da piccolo mi ricordo che ero l'incubo di mia madre perché smontavo tutti gli oggetti che c'erano in casa e poi mi divertivo poi a capire come funzionavano, a memorizzare tutti i vari componenti, fino a quando poi ho iniziato poi a divertirmi a riciclare tutti quanti i vari pezzi e a inventare cose, a costruire cose. Quindi è una passione che hai sempre Sì, avuto, se non sbaglio sempre. anche tuo nonno era un Sì, restauratore, quindi anche esatto. un Tra po' l'altro ci di... troviamo nel posto in cui lui ristrutturava tutti quanti i quadri. L'ho tutto cambiato, ho messo tutte le luci per fare i video. Però appunto qua lui faceva i quadri, ho imparato da lui È comunque. un'impronta un po' Sì, familiare, insomma, che ti è rimasta. Vuoi raccontarci qualcuno dei tuoi progetti, dei tuoi ultimi progetti, oppure quello a cui sei più allora, affezionato? uno dei miei ultimi progetti, lo vedi qua alle mie spalle, è praticamente una caffettiera molto molto interessante perché sfrutta, anziché la pressione del vapore, il vuoto. Ed è molto interessante perché appunto a me piace riciclare un sacco gli oggetti e quindi in questo caso abbiamo riciclato le classiche lampadine ad incandescenza che ormai sono da buttare praticamente e invece abbiamo costruito un'interessantissima caffettiera. Quindi appunto il usare oggetti che esistono, che magari sono da buttare, per Una dar loro seconda vita, una nuova esatto, vita. sì. Come nasce idealmente il tuo progetto? Quando ti viene l'idea? Poi come la concretizzi? Allora, Quanto studio? l'idea nasce e mi appassiona, quando mi appassiona un argomento me lo studio fino a fondo e poi però finché non si concretizza proprio materialmente ci passa un sacco di tempo perché io, come ti ho detto, amo riciclare gli oggetti, quindi o aspetto che si rompa qualcosa a casa, sicuramente non vado a prendere il forno di mia mamma, aspetto che si rompa qualcosa, oppure per fortuna ho degli amici che conoscono la mia passione e quindi mi regalano tantissimi oggetti, quindi appunto aspetto Che le quel che loro arrivi. tempistiche, aspetto sì. Uno dei tuoi progetti, dei tuoi ultimi progetti, è quello di estrarre l'oro da oggetti, appunto, da rifiuti, da oggetti da riciclare. Sì, Ce ne vuoi parlare? è stato un progetto interessantissimo che ho fatto con un ragazzo di Milano. Abbiamo preso tantissimi cellulari vecchissimi, praticamente rotti, li abbiamo smontati completamente e abbiamo estratto tutti quanti i vari chip che all'interno contengono l'oro. E poi mettendolo dentro dell'acido siamo riusciti poi ad andare al compraoro a vendere l'oro che avevamo ricavato da tutta questa cosa di Quindi elettronica. siete riusciti a tirare su anche Sì, una una cifra. cifretta, sì. Parlando di questo, tu sei anche un po' imprenditore di te stesso. Esatto, sì. Tu ricicli, crei degli oggetti nuovi, ti inventi, poi pubblicizzi, diciamo, anche sul canale YouTube per cercare di avere più follower possibili. Esatto, sì. Ma ti si può definire un imprenditore? Si può fare un lavoro di questo? Diciamo che è nato tutto quanto come un hobby e poi pian piano sono riuscito a rientrare delle spese, dei progetti e ora riesco a guadagnare qualcosina, però fondamentalmente tutto quello che guadagno poi lo reinvesto In nuovi sì, anche progetti. solo per trapani, il tornio qua dietro, tutte quante cose che comunque mi sono ripagato grazie a YouTube. E appunto nei tuoi lavori di smontaggio e rimontaggio ci sono delle cose di cui ti sei accorto, delle scoperte che hai fatto particolari? Beh, sicuramente sì, anche perché io non è che ho fatto solo il liceo, non ho fatto l'università, quindi tutte le cose che ho imparato sono state solo grazie a giocare, sperimentare, appunto smontare le cose, quindi si impara E sempre. hai creato degli oggetti utili. Se dovessi, in tempi di crisi, insomma, si cerca di risparmiare, si cerca appunto di creare magari da sé degli oggetti per chi ne è in grado, per chi ne ha la manualità. Se tu dovessi dare dei consigli per risparmiare, diciamo, che cosa si può fare da sé? Beh, sicuramente adesso quando si rompe un oggetto è molto più facile buttarlo e comprarne uno nuovo, mentre un tempo appunto ci si applicava di più nel cercare di recuperarlo, di aggiustarlo. In chiusura della nostra intervista ti chiedo qualche consiglio per risparmiare insomma, il fai da te in tempi di crisi. Allora, il risparmio è sicuramente cercare di pensare a quello che c'è dentro agli oggetti, non fermarsi solo all'oggetto di per sé.
ad esempio, abbiamo qua un forno a microonde che di per sé una volta rotto sarebbe da buttare, ma all'interno ci sono dei componenti veramente bellissimi. Infatti, ti faccio un esempio: questo qua che vedi a fianco è una saldatrice che il valore di mercato è veramente alto, costa 200 euro. E io l'ho costruita riciclando tutti i componenti che c'erano dentro un forno a microonde. Quindi, da una cosa che era da buttare, una cosa assolutamente utilissima. E questa è stata un'idea tua o ti sei ispirato? No, questa è stata un'idea mia, quindi una soddisfazione vederlo finito. Complimenti. Grazie.